Stazione Termini, Borri Books ci ospita tra un treno in partenza e uno in arrivo per incontrare Gabriella Grayson, una fisica molto speciale che dal mondo dei laboratori e delle pubblicazioni scientifiche è arrivata nelle discipline umanistiche, regalandoci storie appassionate e appassionanti sui protagonisti e sulle scoperte dell'infinitamente piccolo. Ciao Gabriella, tu sei il volto della rivoluzione scientifica in Italia e sei riconosciuta a livello internazionale come la rockstar della fisica. Come sei arrivata fin qui e a che punto della tua carriera il teatro e la letteratura sono entrate a far parte del tuo vissuto? Guarda, mi piace che hai ricordato questa definizione. La rockstar della fisica me l'ha data 6 anni fa il Corriere della Sera, che è venuto a uno spettacolo. Io facevo un debutto a Roma, non ero mai stata, all'Auditorium. La sera di Roma-Lazio, quindi immagina la città completamente deserta, e la sera in cui si esibiva nella sala a fianco Patti Smith. Ho detto, vabbè, ma è impossibile, verranno 2 persone, ho pensato. Ed è successo che entro nella sala dove dovevo fare il mio monologo quantistico, il mio primo spettacolo, completamente piena. E allora ero emozionatissimo, ho detto, ma cavolo, ma veramente avviene questo? E ho fatto uno spettacolo che è durato tantissimo, così ho potuto dare il risultato di Roma-Lazio e poi di sentire anche Because the Night, il finale di Patti Smith nella sala a fianco. E quindi c'era un giornalista quella sera del Corriere della Sera e ha titolato la rockstar della fisica per questo motivo, e questa definizione è poi stata ripresa anche in America quando ho fatto un monologo su Mileva Maric e mi avevano scritto di me questa definizione, e mi piace tantissimo. Una definizione che ha portato fortuna e che tendenzialmente è calzante, perché appunto con i tuoi romanzi hai deciso di raccontarci delle storie in cui i protagonisti della fisica del XX secolo, come definisci tu in tanti monologhi, sono i tuoi amici immaginari. Com'è successo? Insegnami anche a capire qual è il tuo percorso, perché dai laboratori, dalla ricerca scientifica sei poi arrivata ed entrata nel mondo della letteratura, dei romanzi e del teatro. Guarda, io avevo l'esigenza innanzitutto di raccontare in maniera facile la fisica. Io volevo raccontarla tramite storie, perché così piaceva a me quando la studiavo. Mi sono laureata in fisica e ho fatto un percorso molto duro. Ho lavorato anche all'École Polytechnique a Parigi per 2 anni, uno dei più importanti e grandi centri di ricerca del mondo. E lì io mi appassionavo al mondo delle infinitamente piccole, quindi il mondo della fisica nucleare, il mondo della fisica quantistica. E ho iniziato a immaginare qualcosa di diverso, perché intorno a me il fervore era completamente diverso da quello che c'era in Italia. Allora sono tornata in Italia con l'idea di crearmi il mio percorso. Quindi mi sono messa a studiare, ho cercato di capire come si occupano gli spazi sul palco, come si usa la voce, e ho trovato un mio modo di esprimermi. E quindi da 6 anni che io porto in giro spettacoli. Prima della pandemia io sono arrivata a 800 repliche dei miei spettacoli a teatro, e dei miei romanzi ne ho scritti 8, l'ultimo è Ucciderò il gatto di Schrödinger, è una grande soddisfazione. L'ho scritta nel primo lockdown, quello duro, quello di primavera di un anno fa. Per rendere l'idea di quanto sia pop il tuo modo di comunicare, mi piace ricordare o comunque raccontare, per chi non lo conoscesse, che il tuo sito si chiama Grayson Anatomy. Lo hai chiamato così pur non vedendo mai neanche una puntata di Grey's Anatomy, e inoltre ci sono anche dei podcast, Il Cantico dei Quanti. Sì, faccio anche dei podcast, sì, oltre ai romanzi, oltre a spettacoli teatrali. I miei titoli, sì, li trovo sempre in modo che possano anche far pensare a qualcos'altro, possono far viaggiare con la testa. Tra l'altro tu sei fortissima anche sui social, e quindi tra gli spettacoli, i romanzi e i tuoi profili social riesci ad instaurare proprio un contatto con chi ti segue. Ci sono delle storie, dei racconti di qualcuno che ti ha scritto e che magari ti ha detto: mi sono iscritto all'università a Sì, fisica, oppure ho cambiato tantissime vita. volte. Guarda, arrivano in media 5 mail al giorno, una è sempre di qualche persona che mi dice: io avevo come rimpianto la fisica, ma io adesso sto
sto iniziando a appassionarmi e a leggerne e voglio saperne qualcosa di più grazie a te. Oppure mi piacciono i ragazzi che mi dicono mi sono iscritta a fisica per merito tuo. Il bello di seguirti sui social e sul web è entrare nel mondo dei tuoi monologhi, dove ti assumi la responsabilità di raccontare le donne che nel XX secolo sono riuscite a fare la rivoluzione nel mondo della scienza e della fisica. E diciamo che in questi racconti, che sono appassionanti perché racconti anche i pregiudizi, le chiusure di un'epoca, eccetera, eccetera, ci sono anche dei messaggi molto interessanti che mandi alle nuove generazioni, pur essendo oggi nel 2021, come ad esempio la frase che hai detto in un talk al TED: non stare con chi non ti fa fiorire. Lo so, è una delle frasi che colpisce di più, perché io la sento proprio come un mio motto: non stare dove o con chi non vi fa fiorire, perché loro hanno fatto così. Io guardo queste donne che hai citato, io le ho chiamate sei donne che hanno cambiato il mondo in un romanzo e in uno spettacolo teatrale, in un monologo. Sono tutte donne che con la loro vita ci hanno fatto capire che noi oggi possiamo fiorire, possiamo splendere e dobbiamo soltanto noi capire come farlo e dove farlo. Ucciderò il gatto di Schrödinger diventerà appunto uno spettacolo teatrale al Teatro di Salso Maggiore e ti vedremo sul palco con una tuta da Kill Bill. Sì. Interpreterai la 28enne Alice alle prese con delle scelte. Sì, esatto, perché io penso che tutti nella vita dobbiamo avere la tuta da Kill Bill per quando dobbiamo prendere una decisione, quando ci si presenta un bivio, quando dobbiamo fare una scelta. Alice, la protagonista del libro, indossa una tuta da Kill Bill, ma lei non è una combattente, appunto per quello la mette, convivono in lei due nature, esattamente quello che avviene al gatto di Schrödinger, che nella scatola è vivo e morto allo stesso tempo. Nei sogni incontra Erwin Schrödinger e lui la segue nel suo percorso evolutivo, nel suo cambiamento, tant'è che poi uscirà dal periodo nero, si toglierà finalmente la tuta quando tutti la indossano perché inizia realmente il lockdown, si toglie la tuta e vivrà uno splendore tutto suo ed è bellissimo, insomma è quello che auguro a tutti, è un augurio per tutti. E dunque chi ti conosceva già lo sa, ma chi non ti conosceva da questo momento lo sa che la fisica può diventare una storia bellissima. Grazie Gabriella. Grazie, grazie a voi.